Ministro Salvini, prego. Se gli insulti li tenete per la fine, meglio. Grazie. Colleghi, colleghi, per favore, colleghi, 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 lasciate che il ministro esprima È liberamente il un suo pensiero come atteggiamento lo avete fatto voi fino strano adesso. quello della sinistra. Poi se ne può parlare, riformuliamo. State lamentando da ore il fatto che il governo tolga spazio di espressione, di giudizio, di discussione, di dialogo, di costruzione, di partecipazione al Parlamento. Ora il governo cosa fa? Su una scelta come questa, come gli svizzeri, che il Global Compact l'hanno portato avanti fino a ieri, il governo svizzero ha fatto una scelta di assoluta e totale democrazia, trasparenza e cambiamento. Ha detto fermi tutti, noi non andremo a Marrakech, il governo italiano non andrà a Marrakech. Non firmerà alcunché, perché il dibattito è così importante che non merita di essere una scelta solo del governo, ma deve essere quest'Aula a discutere del Global Compact. Quindi io mi domando, se discutete non va bene, se non discutete non va bene lo stesso. È la riformulazione, è l'impegno, è la Costituzione. Io ringrazio Nicola Molteni che sta facendo esercizio veramente di ascolto che io probabilmente non riuscirei a fare in altrettanta maniera. Le due forze politiche del governo, uscirà un comunicato stampa del Presidente del Consiglio in questi minuti, che per disponibilità e responsabilità lascia che sia il Parlamento a decidere che cosa l'Italia farà o non farà sul Global Compact. Non grazie, è una scelta. Il governo italiano avrebbe potuto fare scelta che hanno fatto altri governi. Il nostro cambiamento, a differenza di qualcuno che imponeva decine e decine di fiducia senza chiedere niente a nessuno, su questo lascerà che sia Colleghi, il Parlamento ad no, esprimersi. colleghi. Su questo lascerà che sia il Parlamento ad esprimersi. Se poi a voi non interessa, il problema è vostro. Vorrà dire che Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e 5 Stelle lo discuteranno. Se voi per motivi di forma avete pregiudizialmente ostilità a qualunque cosa, lasciatemi dire, il problema non è mio, il problema non è del governo, il problema dell'Italia, il problema è del Partito Democratico. Auguri e buon voto al Parlamento. Sottosegretario Molteni, forse sottosegretario Molteni, avendo ascoltato il ministro e avendo inteso il senso, o almeno ci provo, di quello che ha voluto dire, sarebbe più rispettoso del Parlamento riformulare, nel senso che impegna il governo ad attendere l'espressione del Parlamento. Deve riformularlo lei. Io mi sono permessa di suggerire la soluzione, ma deve riformularlo lei, sottosegretario. Impegna il governo ad attendere il parere del Parlamento circa gli intendimenti che vorrà assumere relativamente al Global Compact for Bene, Migration. grazie.